Pa-pa-ra-ba-ra-pa. Notizie da Keci? Nessuna. Ma domani comincia il festival scolastico, funzionerà. Se Keci Kun declina l'offerta, non avremo ospiti. E questo ti preoccupa? Apprezzo la preoccupazione, ma andrà tutto bene. Devo solo fare in modo che Keci Kun accetti. Già. Che ha in mente quel bastardo? Non ha fatto nulla da quando ha detto che si sarebbe nascosto. Non lo so, proverò a spiegargli di nuovo che cosa c'è dietro al festival scolastico. Spero riesca a rispondermi entro fine giornata. Vi terrò aggiornati. Vabbè, aspetteremo allora, Makoto. Io spero di avere la giornata libera, anzi, la sera libera. A quanto pare... Oh, Akechi, ciao! Okaeri. Bentornato. Tesoro, sono a casa. Sei terribilmente in ritardo. Come vanno gli affari? Guardati intorno. Come sta la signora Nijima? Sfortunatamente non ci vediamo da un po' di tempo. Abbiamo avuto una divergenza di opinioni. Cosa ne pensa, rappresentante Shido? Non mi sorprende che la gente dica che il paese dorme. Non riusciamo a fermare il ladro fantasma. La voce di quell'uomo. E siccome sono state prese di mira solo figure importanti, i nostri politici non hanno voluto agire. Chiedo perdono se questo ha causato preoccupazioni. D'ora in poi risponderemo in modo adeguato. Mi piace quel politico. Dice che agirà immediatamente. È un obiettivo importante che intendo affrontare con ogni risorsa a mia disposizione. Questi criminali intenti a riformare la società sono i primi a meritare la correzione. Il mio primo dovere come politico è rispondere alla necessità della popolazione in tempi rapidi. Un uomo veramente ammirevole. Scandali politici, ladri a piede libero, è triste dirlo, ma questo è lo stato del nostro paese. Dobbiamo risolvere il problema e garantisco al popolo di questo paese che lo farò personalmente. È quell'uomo che abbiamo visto al ristorante. Mi pare di averlo già incontrato. Perché te ne stai lì in piedi a fissare il vuoto? Mi inquieti. Anche tu sei lì in piedi. Niente, tranquillo. Non sono preoccupato, semplicemente blocchi l'ingresso al negozio. Quello è un politico onesto, con un carisma da vendere. Finalmente il Giappone potrebbe avere un leader degno di fiducia. Non pensi che tu, capo? Scusa, non stavo ascoltando. Criminali, eh? Beh, di sicuro è così che la vede. Ma non conosce la loro vera natura. Non apprezzi i politici, eh? Qui non si tratta di apprezzarli o disprezzarli. Il problema è che suggerisce di condannare i ladri fantasma prima ancora dell'arresto. Se l'incidente con Okumura non è opera dei ladri fantasma, se loro risvegliano soltanto il cuore, anche se non possono essere considerati proprio innocenti, allora forse i miei scopi e loro non sono tanto diversi. Ma sono innocenti. Sapevo che c'era qualcosa di speciale in te, sin dal nostro primo incontro. Mi sentivo come se avessi potuto dirti qualsiasi cosa. A proposito, sono stato invitato a un incontro alla Shujin Academy, per cui... Oh, ma certamente già lo saprai. È un'ottima occasione, ho deciso di accettare. Grazie per il caffè, era delizioso. Lieto che ti sia piaciuto. Felice di averti rivisto. Vado. Ciao Akechi. A domani allora. Quel ragazzino stava parlando di cose molto complesse. Sembrava molto più sveglio di te. Che stronzo, Sojiro. Oh, mi sono accorta che Keiichi-kun ha risposto. Ha accettato l'invito. Ho sentito. Davvero? Comunque, dobbiamo capire cosa fare adesso. L'intervento è nel pomeriggio, nel secondo giorno, giusto? Cosa? Vieni anche tu al festival scolastico. Ho gli esami quella settimana, potrò venire nel pomeriggio. Puoi permetterti di distrarti? Come va con lo studio? Abbastanza bene. A proposito, ci sarà anche quel consulente al festival? Oh, il dottor Maruki, probabile. Capisco, potrò finalmente vedere le sue abilità con i miei occhi. Forse dovrei procurarmi un regalo. Dicono che la prima impressione è quella che conta. Non so se ci sarà. Se confermano qualcosa, ti farò sapere. Molto obbligato. Vieni anche tu, Futaba. Dai, sarà divertente. Sul serio? Non vedo perché no. Facciamo un giro insieme domani. Buona idea.
In un momento come questo, è l'occasione perfetta per rilassarci. Haru, per te va bene, non è troppo presto? Per me va bene, ti ringrazio. Ho sempre sognato di andare al festival scolastico con degli amici. Se la metti in questo modo, tanto vale che mi arrenda e venga a divertirmi anch'io. Grazie, Haru. È un piacere. Posso uscire? Posso? Sì, posso uscire. Stasera sembra che non ci sia nessuno disponibile, perché qua c'è solo Oya. Vediamo se c'è Chihaya. Ci facciamo un'altra volta e spendiamo altre volte 5.000 yen solo per chiederle di aumentare la nostra confidenza con lei. Oya, Chihaya, ci dobbiamo muovere, forza. Pensiamo fortemente a te, Chihaya, perché cazzo, ho bisogno che tu ti muova, signorina. E visto che non è che abbiamo molto altro da fare questa sera, direi di uscire con le gemelline. Ciao. Bene, è tempo di nominare il posto. Giustina, a te l'onore. Ascolta attentamente. Il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è sorprendentemente capace di simulare l'oceano pur essendo al chiuso. Si dice che creature marine di tutto il mondo siano state radunate in quel unico luogo. Che pretenziosità ricreare qualcosa di vasto come l'oceano all'interno di un edificio. Un luogo simile ti suona familiare? Allora, se sai dov'è, accompagnaci immediatamente lì. Non mi viene in mente nessun posto. Si direbbe che tu non sia a conoscenza di un posto simile. Ti stai davvero impegnando per la tua riabilitazione? Se non conosci quel posto, scoprirlo alla svelta. Se ti è impossibile scoprirlo da solo, potresti affidarti alle tue conoscenze. Si dice che esista un libro che racchiude la conoscenza di un luogo dove si radunano i giovani. Forse dovresti cominciare la tua ricerca da lì. Facci rapporto appena lo individui, intesi? Sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. Quello in cui io non conoscevo il luogo dove andare. Visto che le uscite con le gemelline non sono fondamentali, stasera andrei in palestra. Perché leggere il libro ci può capitare anche in metropolitano dentro la scuola, quindi abbiamo questa possibilità, diciamo. E poi abbiamo le proteine di importazioni da usare oggi. Cominciamo l'allenamento, vuoi prendere qualcosa? Sì, quelle di importazione. E le proteine di importazione, ne hai una? Beviamole allora. Guarda qui che bestie che sono. Sembra ancora incerto, ma molto meglio di quando hai cominciato. Perfetto, no? Ti stai abituando ormai, che cosa facciamo? Sembra che ti sei allenato fisicamente e mentalmente. Vediamo a che punto siamo. 7 HP, 5 SP. Anche il frullato da 10 frutti, 5 KP, 3 SP. D'accordo, siamo qui da parecchio, torniamo a casa. Va bene. Devo vedere, appena abbiamo un momento libero, a quanto siamo. Il festival sembra avere successo. Beh, c'è un bel po' di gente in più rispetto all'anno scorso. Beh, certo, questo posto ormai è diventato famoso. I ladri fantasma, Kamoshida, il preside e ora pure Akechi invitato come ospite. Potrebbe esserci anche poliziotti in borghese. Anzi, ci sono di sicuro. Meglio fare attenzione a cosa diciamo. È importante comportarsi come dei normali studenti. Cosa si fa di solito ad un festival? Non lo so. Si guardano le bancarelle e si mangia? Non ci sono regole di queste cose. Fatti un giro e ammazza il tempo, come quando eravamo in spiaggia. Divertiamoci, dai. Penso di potercela fare se mi darete una mano. Sei troppo rilassato. È possibile che sia il tuo nome che quello di Ryuji siano venuti fuori. Sono già stati interrogati molti insegnanti e hanno fatto domande anche a noi. Non abbassate la guardia. È più facile rintracciare i primi membri del gruppo, dato che sono sulla piazza da più tempo. Va bene. Dai, non importa. Dobbiamo solo stare attenti a cosa diciamo, giusto? Pare proprio che tu ti stia divertendo, Haru. Avevi fatto parola della tua trepidazione, in effetti. Voglio andare in giro con tutti voi e mangiare i banchetti. Sarà una bella ventata d'aria fresca, soprattutto dopo tutte le cose brutte che sono accadute. Allora, andiamo verso le bancarelle? Andiamo, forza! Oh, giusto, è la prima volta che vieni al nostro festival. Sono molto buone, almeno così mi hanno detto. Ne conosco una buonissima, seguitemi. Chissà perché Anna sa sempre cosa c'è da mangiare di buono. Oh, non mi sorprende.
Eccoci qua. Meido e Takoyaki? Nuovi clienti, vi accompagno al tavolo. È la bancarella della tua classe. Rimane comunque una buona bancarella, no? Sembra un'isola deserta. Beh, almeno è un buon posto dove parlare, vista la poca gente. Abbiamo sentito molte voci venendo qui. Tutte cazzate, nessuna esclusa. Eccola che arriva, comportatevi come sempre. Che importa, non c'è nulla di normale qui ormai. Benvenuti, cosa ordinate? Cosa ordiniamo? Dove è andata a finire l'atmosfera da maid? Vi sono molti gusti inusitati. Rimani sul tradizionale, scommetto che... Mi spiace, l'ultimo tradizionale è stato ordinato dal cliente precedente. Che diavolo. Allora gradirei ordinare il takoyaki al formaggio mentai. Mi spiace, abbiamo finito le uova di merluzzo. Allora il totano? Lo stiamo ancora pescando, ci vorranno 5-6 ore. Ma che cazzo di senso ha? Questo menù è una truffa. Abbiamo impiegato gran parte del budget per fare dei bei costumi da maid. Non abbiamo speso molto sul polpo. Si vede. Ryuji, stai esagerando. Cosa consigliate tra i piatti disponibili? Il takoyaki russo. Va bene, grazie, lo prendiamo. Ci vorrà un po'. Cazzo fai la gatta? Lasciamo perdere il polpo e torniamo al nostro argomento. Sentire che Kamoshida è diventato la vittima ora mi fa venire una fame nervosa terribile. Ho anche sentito gente dire che il preside è stato fatto fuori perché sapeva troppo. Alle mie orecchie giunge forte la popolarità di Akechi-kun. Tutto grazie ai ladri fantasma. Magari quella Akechi ha accettato di venire perché crede di che non abbiamo ucciso nessuno. O forse attratto dalle folle numerose. Giusto, sembrava non gli dispiacesse affatto essere coccolato dai media. Vogliamo ottenere informazioni, ma potrebbe capitarci di cadere in un'altra trappola. Che fastidio. Possibile. Non lo permetteremo. Non abbiamo comunque idea che cosa abbia in mente Akechi-kun. Perdonate l'attesa. Oh, è preparato il momento. Bugiarda, ho sentito il rumore del microonde. Beh, non mi aspettavo di certo takoyaki croccante alla festa della scuola. Allora, perché questo sarebbe takoyaki russo? Forse l'ingrediente segreto è la marmellata, sarebbe delizioso. Beh, uno di questi è speciale. Chissà quale. Beh, uno è rosso, di sicuro è quello. Non ditemi che è russo perché... Forse prendere quello più ovvio è una prova di coraggio. È davvero? Preferirei quello dall'estetica più curata, ma sono tutti deformi. Oh, non mangiate! Io credo che prenderò quello speciale. Cosa? Vuoi farlo davvero? Perché? Vuoi mangiare tu quello rosso, per caso? Lo prendo io. Oh, coraggioso come sempre. Oh, siete qui. Eccolo qua, Akechi-kun. L'incontro però è domani. Sono venuto per dare un'occhiata al luogo. Non posso sbagliare visto quanta gente ci sarà. Non vedi proprio l'ora, eh? Ma la gente mi ha riconosciuto e tutti mi hanno tartassato di domande. Perché non sei stato attento? Mi davano fastidio le loro illazioni senza senso, per cui sono scappato dove c'era poca gente. Casualmente, proprio qui. Oh, credo che mangerò uno di questi. Ah, quello speciale! Consideratelo come un gettone per la mia partecipazione. Gnammete! Ma... Lasciatelo fare! Ed è veramente deli... Brutta idea mangiarlo in un boccone solo. La mia gola! Oh, il mio stomaco! Brucia! Ti senti bene? Vuoi dell'acqua? Sto bene. Adoro il cibo piccante. Non vi sembra colpito e affondato? Dunque, ci vediamo domani. Porca troia, sto malissimo. Wow, cerca veramente di non far crollare il palco. Sembra un comico stagionato. Come se volesse finire a fare una qualche pubblicità. Ma veramente è venuto solo a controllare la zona? Non va bene, comincio a sospettare ogni inezia.
Ti capisco, mi succede lo stesso. Domani devo fare del mio meglio. In qualche modo deve diventare la nostra fonte di informazioni. Ce la farò, a qualunque costo. Quella Keiichi. Quando è arrivato, non ha detto, siete tutti qui? Tutti? Te lo stai solo immaginando. E invece... A quanto pare no. Ce l'abbiamo fatta senza problemi, sì? Esatto, ma con un estenuante sforzo mentale. Essere cauti richiede impegno. Verissimo, credo di essere stanca come dopo gli esami. Io sto bene, anzi, mi è piaciuto proprio vedere l'investigatore che ingoiava il takoyaki speciale. Anch'io mi sono divertita a passare il tempo con voi. Cosa vorresti fare ora, Haru? Passeggiamo ancora un po'. Ti ringrazio dell'offerta, ma possiamo fermarci qui. Perché non torniamo a casa a riposare? Domani dovremo di nuovo affrontare Akechi-kun. Sono d'accordo. Quale sarà la prossima mossa? Chi lo sa, lo scopriremo domani. Aspetta! Phoenix, Yusuke è sparito. Dove sarà andato? Fa sempre come gli pare. Pensi che stia ancora controllando tutti i chiostri del festival? Beh, sono sicuro che starà bene. Stiamo pur sempre parlando di Yusuke. Torniamo a scuola. Mi scusi, lei è il dottor Takuto Maruki, giusto? Sì, sono io. Mi chiamo Yusuke Kitagawa, sono uno studente del secondo anno delle belle arti della Kosei Ai. Scusi se la disturbo, ma da quando Ryuji e Han mi hanno parlato di lei, in me si è acceso un certo interesse. Ora vorrei parlarle anch'io. Ah, davvero? Sakamoto-kun e Takamaki-san. Beh, il tuo interesse nei miei confronti mi lusinga. Sei qui per una seduta, giusto? Esatto. Ora, mi insegni a liberare il cuore umano e a scrutare il suo abisso senza fondo. Wow, aspetta un momento. Come dire, il tuo entusiasmo è lodevole, ma temo che ci sia un terribile malinteso riguardo a me. Chiedo scusa, ma non sono riuscito a contenere la mia foga. Mi permetterà di vedere in azione le sue abilità di consulente? Non è del tutto consentito. Che ne dici di questo? Perché non provi una mia seduta tu stesso? Io? Ovviamente il tutto gratuitamente. Tutto quel che ti chiedo è di fare una chiacchierata un po' con me. Molto bene, sarà un confronto all'ultimo sangue. Questo è strano. Non so cosa credi che succederà durante le sedute, ma non è niente del genere. Capisco, quindi tu eri l'allievo di Madarame-san. È acqua passata. Interessante, non mi sarei mai immaginato che una seduta di consulenza fosse così. Beh, forse questa non è proprio una seduta, ma un modo per instaurare un legame. Quando qualcuno viene per la prima volta, gli chiedo sempre di parlare un po' di se stesso. È un metodo di riflessione sulle proprie azioni basato sul dialogo con un'altra persona. È abbastanza simile al contraddittorio interno che eseguo quando lavoro sulle mie opere. In una normale seduta non c'è nessun contraddittorio, però. Cerco solo di indirizzare i pazienti verso qualcosa di positivo con cui migliorare le loro vite. In sostanza, discutiamo dei problemi insieme e li aiuto a prendere le decisioni più giuste per loro. Capisco. Tuttavia, se lei è a guidarli verso quelle conclusioni, sono davvero loro a scegliere. Non si sottomettono alla volontà di un'altra persona. Onestamente, sono sicuro che ci sono delle persone là fuori che la pensano così. A volte la vita confina le persone in determinati stati d'animi senza che queste se ne rendano conto. Se posso aiutarle a togliere un peso dalle spalle e ad alleviare la mente, credo che ne valga la pena. Grazie per aver parlato con me, è stata un'esperienza molto preziosa. Prima di andare, Kitagawa-kun, quale credi che sia al momento il tuo desiderio più grande? Essere un artista di successo? No, non è questo. Desidero migliorare la mia arte unicamente con le mie forze. Capisco. Dunque, qual è il tuo sogno? Vorrei che il mondo vedesse il dipinto di mia madre per il capolavoro che è, anche solo per un momento. Se possibile, vorrei anche incontrare un maestro in grado di accogliermi e di guidare i miei pennelli. Capisco. Ma, piccola parentesi che magari uno dice, vabbè, a questo punto non hai completato Yusuke. Ma tu, Yusuke, hai rifiutato l'associazione.
questo tuo sogno è un poco traditorio. Comunque. Ah, capisco. Ad ogni modo, ora dovrei andare, quindi mi scusi, spero di rivederla in futuro. Ah, buona giornata allora. Yusuke era veramente molto incuriosito da Maruki. Domani sarà il momento della verità, la conferenza di Akechi. Beh, vediamo cosa dicono tutti. Scusate se sono sparito all'improvviso. La leggenda dell'Inari smarrita è giunta al termine. Dove diavolo eri cacciato? Ti sei perso sul serio? Ho visto un uomo che assomigliava al dottor Maruki, quindi sono andato a controllare. Quindi eri lì? Sei andato a una sua seduta? Sì, ma non è andata di certo come mi aspettavo. Quando tutto questo sarà finito, penso che andrò ad un'altra seduta. Cerca di non causargli problemi, d'accordo? Farò del mio meglio. Voi siete tutti a casa? Sì, siamo tutti a casa. E tu, sei ancora a scuola, Yusuke? No, sono appena tornato al dormitorio, sto per andare a letto. Di già! È così strano, domani c'è l'incontro con Akechi-kun dopo tutto. Andando a letto così presto, domani potrà concentrarsi meglio. Hai ragione, domani dovremo essere tutti sul pezzo. Dobbiamo mantenere la calma, qualunque cosa dica. Giusto, lo terrò a mente. Sta a Makoto raccogliere il maggior numero di informazioni da Akechi. Dobbiamo assicurarci di non perderci niente. Quindi... ok, sì, posso uscire. Stavo dicendo, posso uscire? No, a quanto pare sono delle foto. Ecco una foto, qui è quando eravamo al chiostro. Oh, che carine che mangiano assieme. Oh. Ehi, perfino quegli yakisoba sembrano cibo di classe quando se li mangia Haru. Ti prego, stai esagerando. Penso che questa sia la prima volta che assaggio gli yakisoba da un chiostro. Erano più buoni di quanto immaginassi. Infatti, non erano come quelli istantanei, ma erano buoni. Già, non so perché, ma il cibo delle bancarelle è sempre squisito. A proposito, Han, dove sono le foto con noi? Oh! Ci hai fatto delle foto, vero? Che fine hanno fatto quella degli yakisoba di Phoenix con quella montagna rossa di zenzero? Oh... no, quella è finita diretta nel cestino. Era piena di alghe essiccate tra i denti. Che schifo. Possiamo almeno andare su affari loschi oggi? Sì, possiamo farlo. Vediamo che cos'ha il catalogo Chaos. Abbiamo l'Homunculus, che protegge una sola volta dalla morte istantanea. E la corona della salvezza. Una corona divina che possa... ulla. Beh, questo non ce l'avevo. Questo non l'ho comprato. Costa un fottio. Facciamolo, dai, fanculo. Ma sì, dai, compriamo anche questo. Ho paura di quello che potrebbe succedere nelle sfide. E, grazie alla mia spregiudicata voglia di spendere, siamo tornati a 1.000.000. Basta così. Il tuo ordine arriverà presto. Comprendiamo il tuo entusiasmo, ma ti chiediamo di pazientare. Torna presto a trovarci. Ciao, ciao. E, visto che abbiamo il tempo, creiamo altri strumenti. Ah, guarda qua, possiamo fare anche la bomba Megiddo, che fa 100 danni divini a tutti i nemici. Io per adesso mi concentrerei a fare altri strumenti base, giusto per avere almeno una decina di ogni tipo di strumento. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Lo so, grazie. Che dire, sono bravo in quello che faccio. Ok, andiamo a letto. Già, che domani arriva Akechi-kun a scuola. Oh, continuiamo a scendere, eh? Eccolo qui. Bene, diamo inizio all'incontro di oggi. Il nostro ospite d'onore è Goro Akechi. Vista quanta gente si è radunata, mi sento un po' poco adeguato. Siete sicuri di non preferire un cantante o una mascotte? È proprio un comico sto stronzo. Ci sarebbe piaciuto sentire parlare delle tue esperienze con i famigerati ladri fantasma. Sarebbe magnifico se potessi dirci di più su come conduci le tue indagini. Non sono abituato a essere io quello sotto interrogatorio, per cui ti chiedo di essere clemente. Quanto pensate che sappia? Parla della pericolosità dell'altri fantasma, eppure sostiene che non abbiamo commesso omicidi. O sa chi è il vero colpevole o ha scoperto l'identità dell'altri fantasma. Forse la seconda, chi lo sa. Forza Makoto, fallo parlare. Potresti dirci a che punto è la tua indagine, nei limiti di ciò che puoi rivelare, ovviamente. Vai dritta al punto. Beh, se devo limitarmi a quello che posso dire, allora è già tutto in TV e su internet. Non abbiamo ancora indizi e il metodo dietro il loro crimine rimane fumoso. Capisco. Per cui, con tutta la forza del governo, arrestarli si sta rivelando difficile, puoi confermarcelo? Non solo le parole che avrei usato, ma la sostanza è quella, sì.
Grazie per aver risposto. Hai anche negato che ci sia un legame tra i ladri fantasma e gli omicidi. Perché questo cambiamento? Non avevi finora sostenuto la pericolosità dei ladri fantasma? Come fai a essere così certo che non abbiano ucciso nessuno? Pensa se avesse sbagliato lettera e avesse detto: come fai a essere sicuro che non abbiamo ucciso nessuno? Cosa ho detto? Cosa? Chi? Sei molto a tuo agio a condurre gli interrogatori, sai? Sembri quasi un procuratore. Ti chiedo perdono, è una cosa di cui mi interesso, non l'ho fatto di proposito. Ma perché non vuoi parlarcene? Per quale ragione sostieni la loro innocenza dopo averne denunciato l'ingiustizia? Mako-chan insiste davvero per avere una risposta. Lo tartassera di domande. Tutti coloro che hanno subito il risveglio del cuore erano criminali, Okumura compreso. Ma allora, perché solo lui è stato ucciso alla fine? Giusto, perché? Lo ammetto, non riesco a trovare un motivo. Per questo ritengo che si tratti di un caso con un diverso responsabile. E se, sono tutte congetture, sottolineo, se i ladri fantasma sono chi penso che siano, non lo ritengo affatto capace di uccidere. Tan tan tan! Questo tuo commento significa forse che la polizia li ha già identificati? Oh no, la polizia non ci è ancora arrivata. Ma ho già tratto le mie conclusioni sulla vera identità dei ladri fantasma. Pissi pissi pissi, è solo un bluff! Abbassa la voce! Sta mentendo, vero? Ma se è vero, non hai intenzione di chiedermi chi sono? Potrebbe avere conseguenze sull'indagine, sei sicuro di poterne parlare liberamente, stronzo? È una mia opinione strettamente personale, esprimerla qui non causerebbe alcun problema. Tuttavia, c'è la possibilità che i presenti possano venire a sapere la verità prima della polizia e dei media. La verità? Cosa vuole dire? Sei molto sicuro di te stesso. Se ne sei così sicuro, è bene che sia. La domanda è schietta. Chi pensi che siano i ladri fantasma che ci sanno? Che idiota! No, non è concepibile che possegga alcuna prova. Persone che conoscete molto bene, l'identità dei ladri fantasma... Oh, è il mio. Chiedo scusa per l'interruzione, ma per lavoro devo rimanere reperibile. Vi spiace se mi allontano per circa 10 minuti? Sono profondamente dispiaciuta, ma dobbiamo fare una pausa. Riprenderemo tra 10 minuti. Non prendetemi in giro sui forum per questa interruzione, ok? Casualmente, proprio ora gli scrivono. Incredibile, no? C'è una stanza che posso usare? La sala docenti di educazione fisica. Vorrei venissi anche tu, devo dirti una cosa. Ci sono anche i tuoi amici di ieri, vero? Potresti per favore far venire anche loro? Hai organizzato tutto? Abbiamo solo 10 minuti. Ah, che ci ha sgamato. Di cosa vorresti parlare? No! È stata modificata! Ho anche delle riprese. Vi prego di non far finta di non sapere. Potete tutti andare in questo mondo parallelo. Di che parli? Come ho appena detto, so già tutto quanto. So anche che quando ci entrate il vostro aspetto cambia. E per via di quei poteri misteriosi, vero? Ho scoperto quel mondo circa un mese fa. Questo è stato installato sul mio telefono senza che lo sapessi. Coso? È il Navi! Quando l'applicazione si è attivata da sola, il mondo attorno a me è cambiato. Onestamente, non riesco ancora a crederci. Ma da queste foto, voi sembrate abbastanza abituati alla cosa. Ti abbiamo lasciato blaterale, ma smettila con queste cose. Tutti voi nel metaverso agite come ladri fantasma. Posso dirlo con certezza, perché ho lo stesso potere vostro. Silenzio ha senso, capisco. Onestamente parlando, mi avete incuriosito sin dal caso di Madarame. Ma pensare che sarebbe finita in questo modo? Non abbiamo ucciso nessuno! Credo anche questo. Come fai a esserne così sicuro? Perché ho visto il vero colpevole. Tan tan tan! Davvero! Chi era?
Non ho visto la sua faccia, aveva una maschera. Sono entrato in quel mondo per fare queste foto. È stato allora che ho visto qualcun altro agitarsi, oltre a voi. Appena mi ha visto, mi ha sparato. È lui che ha ucciso il preside Okumura? Molto probabilmente. Io sono stato quasi ucciso da lui, quantomeno. Non posso morire qui, devo scoprire la verità. Quel potere si è risvegliato quando ho avuto questi pensieri. Un evento fortuito. Anche questo tizio è una persona? Questo gatto? Ah, e mi ha sentito. Ha appena parlato. Morgana, il nostro compagno, colui che ci ha insegnato come funziona il metaverso. Davvero? È incredibile. Beh, in fondo, conoscete cose che io ancora non conosco. Dimmi, Morgana, sei anche colui che ha detto loro di risvegliare il cuore delle persone. Per quanto conosca quel mondo, ora c'è un mistero che mi sfugge. Miau. Andiamo nel metaverso, nel posto che chiamiamo palazzo, per rubare il fulcro del desiderio, il tesoro. Coloro ai quali viene rubato il tesoro vivono un risveglio del cuore. Beh, non c'è da stupirsi che nessuno abbia scoperto un simile modus operandi. Comunque, torniamo al discorso di prima. Siamo nella merda per colpa di questo tizio. Nonostante io non comprenda appieno il metodo, voi cambiate le persone e basta. Il responsabile degli omicidi è qualcun altro. La polizia però ha deciso che i colpevoli sono i ladri fantasma. Finiranno per arrestarvi. Mi accuseranno di essere l'assassina di mio padre. Non posso tollerare un simile errore giudiziario. Bravo Keiji. Per questo voglio stringere un accordo. Potrei riuscire a salvarvi da questa situazione. Un accordo? Vorrei che mi aiutaste a scoprire la verità. E qualora ci rifiutassimo? Allora dovrò informare la polizia della vostra natura, consegnando il video di cui parlavo. Non è un accordo, è un ricatto! Vedila come preferisci, questa è la via che considero più corretta. Il mio ideale di giustizia non tollera criminali che uccidono al loro gradimento. Giustizia! Sapete che Sae-san è a guidare l'indagine contro i ladri fantasma, vero? Alle alte sfere interessa soltanto chiudere il caso. Vogliono solo catturare i responsabili dei raptus e riportare la tranquillità. Sono loro a mettere la pressione su Sae-san. Posso solo immaginare quanto sia impaziente. Vi sono prove delle nostre azioni. Come intendono sostenere l'accusa? Anche senza spiegazione oggettiva del metodo, una volta dimostrata la responsabilità, è finita. Sae-san non riesce a ragionare a mente fredda adesso. Se la mettessero all'angolo, potrebbe falsificare una confessione. Falsificarla? Insomma, scaricheranno tutta la colpa su di noi, solo perché si gira così. Non abbiamo ucciso nessuno! E verremo comunque arrestati! Se vi cattureranno, sarete considerati colpevoli di un crimine molto serio. Cazzate! Non ha alcun senso! Sfortunatamente, non posso più far nulla per fermare la situazione. È per questo che vuoi il nostro aiuto. Esattamente. In cambio, ignorerò le vostre azioni passate. Queste sono i patti. Vi chiedo inoltre di sciogliere i ladri fantasma una volta che tutto questo sarà finito. Cosa facciamo riguardo alla proposta di Keiji-san? È l'unico modo? Capisco come vi sentite. Deve essere dura prendere una decisione all'improvviso. Beh, non dovete decidere adesso. E visto che si tratta di voi, immagino che deciderete di accettare. Grazie per la chiacchierata. Ne è passata di tempo dall'ultima volta che ho potuto farne una simile. Attenderò con impazienza la vostra risposta. È valsa decisamente la pena di venire qui oggi, per molte ragioni. Dovremmo tornare, presto. Però, vabbè. Tra l'altro, mi spiace, sarebbe accettabile interrompere l'incontro adesso. Mi avete chiamato qui perché volevate informazioni, giusto? Anch'io ho ottenuto cosa desideravo. In qualche modo la risolverò. Ciao, stronzo. Dannazione, ci tiene in pugno! E ha lasciato lì le foto però, eh? Ricordiamolo che le foto sono lì. Nessuno le prende. Ehi, se ne stanno andando. Vabbè, le prendo io allora. Miau. Miau miau. Lo so. Oh, ma qui c'è un flash. Qui c'è un flash, letteralmente.
Chiedo perdono per l'interruzione, è sopraggiunto un impegno urgente, quindi mi scuso profondamente, ma oggi devo chiudere qui. No, ma come? Per recuperare il tempo riservato a questo incontro, il club di ricerca sul Rakugo... Non posso approfondire dettagli sull'indagine dei ladri fantasma, ma sento che a breve si farà un nuovo passo avanti. Confido che continuerete a interessarvi alla vicenda. Immagino che lo faranno. Fate un applauso al nostro ospite di oggi, Goro Akechi. Ciao, ciao, me ne vado. Abbiamo veramente fatto la cosa migliore. Ci ha rigirato contro l'idea di Makoto. Esatto, noi desideravamo ottenere informazioni, ma lui ha cambiato le carte in tavola. E quindi, accettiamo il suo accordo. Ha prove contro di noi, non abbiamo scelta. Merda, che cazzo facciamo? Calmati, Ryuji. Come cazzo vuoi che mi calmi? Che cazzo facciamo? Quel che è fatto, dovremo calmarci e riflettere ulteriormente su tale questione. Quando ci contatterà di nuovo, dovremo aver deciso. Già, dobbiamo pensarci per bene. Chissà cosa dovremmo pensare. Oh, ma guarda! Sojiro ha ricevuto una lettera. Oh, dovranno risvegliargli il cuore i ladri fantasma? Simili eventi si erano già verificati questa primavera. La situazione si era calmata finché di recente sono avvenuti altri incidenti. Sono state raccolte ulteriori informazioni sul sospetto colpito da arresto mentale improvviso. Aveva ricevuto una lettera di sfida da parte dei ladri fantasma. Cambiato proprio espressione, Sojiro. Perché Futaba ne aveva una? Se è stata recapitata una lettera di sfida, possiamo presumere che i ladri fantasma siano coinvolti. Ma nessuno di voi ha pensato che magari sia una lettera di sfida falsa, come quelle che vendevano nei negozi, no? Forse sono io che penso troppo? Pertanto, quanto avvenuto in primavera può essere attribuito a loro. Inoltre... Lo sapevo, Dio mio. Oh, anche Sojiro ci ha scoperti. Dannazione. Il dopo festival sta per iniziare in palestra. Siete tutti pregati di raggiungerci. Parti dopo festival? Anche con questa storia? Beh, nessuno ci ha invitati, perciò torniamo a casa e amen. Star senpai, non vai al party dopo festival? Ancora non lo so. Allora, perché non ci andiamo insieme? Il festival non capitano tutti i giorni, dovremmo goderci finché possiamo. Beh, hai ragione. Andiamo a divertirci allora. A quanto pare è già iniziato. Buttiamoci, Star Senpai! Vieni, dai! E che cazzo! E ora è il momento della vostra tradizione Shujin preferita, l'evento speciale di condivisione! Ma come? Ma dai, che schifo! Ma prima di iniziare abbiamo deciso di stravolgere un po' le cose quest'anno. Abbiamo una sorpresa strabiliante per tutti voi! Ah, di che sorpresa parlano? Membri del club di danza, è il vostro turno! Balliamo, sì! Yeah, vai! Ah beh, che bravo, dai! Non pensavo! Hanno fatto anche una coreografia! Sono anche bravi, dai! Non mi aspettavo niente di buono io. Forza gente, unitevi alla danza. Non restate indietro, fateci vedere cosa sapete fare. Eccoci qua, in prima fila. Restarsene a guardare mentre tutti ballano è imbarazzante. Star Senpai, diamoci dentro. Buttiamoci allora. Forza Star Senpai, balla un pochino. Michael Jackson, guardalo, è partito! Woohoo! Davvero notevole, senpai! E ora che vi siete riscaldati tutti, cambiamo musica! Ah, oh, senti questa, che carina! Ehi, sei Yoshizawa-san, vero? Del primo anno! Abbiamo un piccolo favore da chiederti! Ti va di ballare? Ah, ok, ci sto! Star Senpai, torno subito. Mi hanno chiesto di aiutarli con una cosa. Aspettami qui e guarda cosa succede. Ti guarderò, Yoshizawa, ti guarderò. Oh, che carina. Eccola qui, guardala che parte. Ah, guarda anch'io, dai.
Che bella che è, dai. Non gli si può dire nulla a lei, è proprio carina. Guardala che bella che è lei. È carino come personaggio, ma l'ho detto. A me dispiace che la sua storyline si conclude veramente a cazzo di cane. Cioè, non la storia sua, ma il finale del gioco. È come se appunto non avessero scritto una vera chiusura per lei. E questo mi è dispiaciuto. Perché la storia su di lei c'è. L'hanno proprio scritta bene. È il finale che manca. Guarda come ballo, Star Senpai. Sono brava, lo so. E la cosa incredibile è che, nonostante tutto prima avesse problemi con la danza, queste cose qua, adesso non sta sbagliando un passo né altro. Adesso è sicura di se stessa. Eccola qua. Oh, ma dai, proprio davanti a tutti. Che cosa carina. Come se ci avesse detto, dai, vieni a ballare. Ho lasciato la festa con Kazumi per rinfrescarmi fuori. È stato estenuante, ma anche uno spasso. Mi sento come se avessi ballato con il cuore in mano. Fantastico, proprio come pensavo. Grazie. Wow, quel ballo è stato spaziale. Vero, sconvolgente. Chi è che mi chiama? È mio padre, vuole che torni a casa prima che si faccia troppo tardi. Mi spiace lasciarti così, ma devo proprio andare. Vuoi che ti accompagno? Grazie, ma me la caverò. Il party dopo festival è stato sensazionale, specialmente con te. Guardala che proprio si capisce che lei ci sta provando. A presto. Ciao senpai, ci vediamo. Oh, la palestra è silenziosa, sembra che il ballo sia finito. Dovrei tornare a casa. Ma forse potrei stare ancora un pochino. Chi lo sa. Il dopo festival sta per iniziare, vuoi che ci andiamo assieme? Ho cercato di riflettere su quanto è successo prima, ma non è servito a nulla. Quindi mi andrebbe di cambiare un po' aria, tu che ne dici? Ho ricevuto altri messaggi. Yo, vuoi andare al dopo festival e cercare di distrarti un po'? Non possiamo influenzare ciò che dirà Akechi, ma sono ancora molto incazzato. Mishima è qui con me comunque, dovresti raggiungerci. Chi dovrei andare al dopo festival? Ovviamente, è facile. Haru, poverina, dai, è appena morto il padre. Almeno gli facciamo compagnia. Grazie, ti aspetto in palestra. Ovviamente, come anche per l'evento in spiaggia, se avessimo avuto ancora in lista Makoto e Han, questo evento sarebbe stato disponibile anche con loro. Beh, andiamo da Haru. Fantastico, davvero una splendida esibizione del club di danza. Forza, facciamogli un altro bel applauso. Scusami, non riesco a smettere di pensare alle parole di Akechi-kun. Andrà tutto bene, vedrai. Quando dici così, mi sento come se nulla di male potesse accadere. E ora è il momento della vostra tradizione Shujin preferita, l'evento speciale di condivisione. E un bel applauso, gente! Yeah! Quanti pochi applausi! Condivisione? Non sapevo l'avessimo un evento simile. Bene, chi vuole dire qualcosa? Qualcuno? Nessuno? No? Allora mi toccherà scegliere qualcuno. Oh, sceglierà lui. Chissà chi sarà il fortunato. Perché non quella ragazza laggiù con i capelli soffici? Scelgo te! Sta guardando da questa parte. Forza, vieni quassù. Sta parlando con me, vero? È perché sei carina. Oh. Forza, dai, ti stanno tutti aspettando. Beh, io vado. Come ti chiami? Aspetta, ma tu sei Okumura-san? Sì. Eccola, oh, è la figlia di Okumura. Oh, immagino che tu, sia ancora in pieno lutto. Le mie, più sincere scuse. Oh, vi prego, non preoccupatevi. Allora, c'è qualcosa che vorresti condividere con noi? Qualcosa da condividere? Ho troppe cose in testa.
Allora permettimi di farti una domanda. Ritieni che i ladri fantasma siano davvero studenti della Shujin? Eh? Insomma, loro sono assassini di tuo padre. Moriranno tutti dalla voglia di sapere quel che Akechi-kun stava per dire sulle loro vere identità. Dunque, sono davvero della Shujin. Tu che ne pensi, Okumura-san? Wow, mi dispiace per tuo padre, so che sei in pieno lutto. Va bene, chi sono gli assassini di tuo padre? Haru è in difficoltà, devo assolutamente cambiare argomento. Beh... Esci con me! Eh? Oh, come un coltello caldo nel burro, una proposta ha squarciato il silenzio. Credo che sia stato lui. Aspettate. Bene, Okumura-san, che relazione c'è tra voi due? Non è quello di cui stavamo parlando. Oddio, è diventata tutta agitata. È forse uno scoop bollente? Oh oh, abbiamo detto qualcosa che non dovevamo. Ma io sono un gentiluomo, mi si spezza il cuore a punzecchiare una fanciulla così dolce. Beh, vi siete tutti goduti questa nostra timida bellezza? Mille grazie, Okumura-san. Forse l'abbiamo messa troppo in imbarazzo. Sei un cretino, stupido, scemo. Il dopo festival è finalmente finito. Anche se si è rivelato più un'intervista di gruppo, eh. Ancora non riesco a credere che tu abbia detto quelle cose. Scusami, eri in difficoltà. Eh? Ah, giusto. A ogni modo, non so come avrei fatto senza di te. Grazie per avermi salvata. Oh, di nulla. Okay. Allora, fossimo già in relazione, questo sarebbe un momento in cui... Beh, grazie di tutto. Un bacino e scappa via. Sei una persona misteriosa, ma anche molto affidabile. Credo che noi due andremo molto d'accordo in futuro. Sta scherzando. Chissà cosa ci attende. Per ora sono più agitata per ciò che è successo con Akechi-kun. Devo dirlo, come primo dopo festival è stato divertente. Anche se, immagino, sia l'ultimo. Sei al terzo anno, purtroppo. Tieni, vorrei che prendessi questo. Un Amezaiku di Sakura. Grazie. L'ho comprato prima. Non vedo l'ora di papparle, no. Sembrano deliziose. Bene, torniamo a casa. Oh, Haru. Torniamo a casa assieme mano nella mano così. Che carina che sei. Così, mignolo per mignolo, a distanza. Non è impazzita molta gente di recente? Sì, e il numero continua ad aumentare. Credo che sia per via del fansite. Ho sentito che le vittime erano nelle classifiche. Qualcuno sta controllando le classifiche, allora. Dovrebbero incolpare quelli che hanno mandato la richiesta. Posso dire che c'hanno ragione? Posso dire che quest'ultimo commento è vero? Bentornato a casa. Sei andato via da un certo punto del festival, eh? Ti ho cercato, ma mi sono arresa presto. Ma dai. Futaba, che ci fai qui fuori dal locale? Devo far raffreddare il cervello. I miei pensieri sono fuori controllo. Non solo Akechi, anche altre cose. Se non facciamo qualcosa in fretta, finiamo nei guai. Ma stavo pensando di entrare comunque, per cui tempismo perfetto. Andiamo. I mass media hanno sollevato un bel polverone ultimamente. Nessuna reazione ai ladri fantasma. La polizia è in imbarazzo. Addio sicurezza. Dicono quello che vogliono. Come procede l'indagine? Trovate indizi? Nulla che possa portare ad un arresto sicuro. Cosa sta succedendo? Non era vicino a chiudere il caso? Pensavo di averle detto che non sarebbero stati tollerati fallimenti. Beh, è un problema. Se le cose continuano così, si dimentichi la promozione. Anzi, la dovremmo licenziare. Ma signore... Avevo grandi speranze in lei, ma a quanto pare è troppo giovane per un caso così complesso. Potremmo dover ristrutturare anche l'operazione, visto che gli agenti assegnati... Mi lasci continuare. Un caso del genere è quello che ho sempre... So che stava indagando da tempo, anche prima che la polizia garantisse il personale necessario. Se effettua un arresto, le prometterò di condurre personalmente all'interrogatorio. È questo ciò che vuole, no? I vertici della nazione stanno per cambiare. Questo caso non può trascinarsi nel nuovo governo. Voglio essere chiaro, il fallimento non è ammesso. Ci servono risultati. Capisco. È autorizzata a prendere iniziative, audaci se servisse. Ci servono risultati positivi. Sì, signore.
Oh, un'altra cosa. Se dovessero verificarsi imprevisti, mi contatti immediatamente. Signore? Come ho detto, il fallimento non sarà ammesso. Ho capito, va bene. Sì, tutto procede secondo i piani. Sono un vecchio stronzo. Siamo a casa. Sojiro? Stavo pulendo e ho trovato questa. È una lettera di sfida, vero? Ho controllato su internet. Sei entrato nella mia camera senza permesso? Dopo ti chiederò scusa quanto vuoi. Adesso però ti dispiace spiegarmi? Io... Ti stai agitando un po' troppo. Lo sapevo, non è solo un gioco il vostro. Perché non dici nulla? Non l'hai tenuta? Perché l'hai tenuta? Insomma, è un ricordo. Spiega! Spiega! Non puoi spiegarlo, vero? Spiega! Ehi, si continuano con Futaba! Posso spiegare tutto? Sto parlando con Futaba, sai? Veniamo al dunque, è vera? Ti hanno indotto un risveglio del cuore? Allora? Sin da quando mamma è morta, ero senza via d'uscita. Ero intrappolata in un labirinto dentro di me. Sapevo di doverne uscire, ma non ce la facevo da sola. Futaba? Forza, siediti. Ascolterò tutto quello che hai da dire. I ladri fantasma mi hanno salvata, rubandomi il cuore. Disastrato. Come nelle ricerche di mamma, hanno cambiato la mia cognizione. Davvero? La ricerca di Wakaba sulle alterazioni della cognizione. Ci avevo pensato, però... Allora lo sai? Veramente? Quando ha detto all'improvviso che si era abbandonata in spiaggia, anche i medici si erano arresi. All'inizio pensavo semplicemente che l'aiuto dei ragazzi fosse più efficace di quello degli adulti. Ma guardando i salotti televisivi giorno dopo giorno ho pensato che il tuo caso fosse simile a quello che facevano i ladri fantasma. Wow! Sono comunque il tuo tutore, non posso trascurare una simile trasformazione del comportamento. Sojiro! Ma pensare che la ricerca di Wakaba e il risveglio del cuore dei ladri fantasma fossero collegati. Un tempo ero un agente governativo. E questo è quello che io vorrei capire. Cosa faceva Sojiro prima? Un ufficiale di collegamento tra il governo e il laboratorio dove lavorava Wakaba. L'ho conosciuta in quel periodo. Una volta uscimmo assieme a bere un bicchiere e ha detto una cosa strana. Che presto sarebbe morta in modo particolare. Sembrava uno scherzo, ci ho riso sopra. Noi già lo sapevamo perché Sojiro questa cosa ce l'ha già confessata. Ma è successo esattamente quel che aveva detto lei. Se dovesse succederti qualcosa, mi sentirei come se l'avessi delusa. Devo chiederti una cosa, Phoenix. Sapevi della lettera di sfida, vero? Te lo leggo in faccia. Sapevi di sicuro che i ladri fantasma avevano risvegliato il cuore di Futaba? Tra te e loro c'è qualche rapporto. Il primo risveglio del cuore è avvenuto da un insegnante della tua scuola. Il ragazzo che ha portato qui quel dipinto è l'allievo dell'artista che ha avuto il risveglio del cuore. E infine Futaba. Sembra che questi scandali ti inseguano. Cos'è da dire a riguardo? Che mi dispiace non averti detto nulla. L'opinione pubblica li definisce criminali. Perché far entrare Futaba in contatto con gente così pericolosa? Questo non è vero! Gliel'ho chiesto io! Per questo Phoenix mi ha salvata! Ha rubato il mio cuore! Ah, Futaba! Chiesto? Rubato? Oh,
Stai dicendo che lui è ad aver risvegliato il tuo cuore? Per cui non solo conosci ladri fantasma, ma è uno di loro. Mi stai prendendo in giro, vero? Sono un ladro fantasma, Sojiro. Mi dispiace. Sul serio? Sei veramente un ladro fantasma? Per l'amor del cielo. Sojiro. In sintesi, negli ultimi 6 mesi ho protetto un ladro fantasma. E come se non bastasse, Futaba è coinvolta. Che diamine! Io voglio trovare l'assassino di mia madre. Aspetta, assassino? È stata uccisa! Io ricordo tutto ora. Basta con le stupidaggini! Perché non mi credi? Sei anche tu come gli altri. Non l'hai detto tu stesso. La morte di mamma non è stata normale. Non l'hai notato che qualcuno ha rubato la sua ricerca? Sojiro. Quando è morta, ho pensato che fosse strano. C'era qualcosa di marcio. Ma cosa potevo fare? Sono riuscito soltanto a scappar via. Col risultato di sprecare la mia pensione. Prenderti in custodia è stato il modo egoistico per cercare di fare ammenda. È colpa mia se ti porti questo peso addosso. Non è colpa tua, Sojiro. Vi ho fatto la ramanzina, persino urlando contro. Ma alla fine sono io quello che viene consolato. Faccio pena, non è vero? Non è vero. No, la colpa è di chi ha ucciso la mamma. Capisco. Non preoccuparti. Anche se siete ladri fantasma, non ho intenzione di denunciarvi o cacciarvi. E poi, chi mi crederebbe? Solo se vi cogliessero in flagrante potrebbero accusarvi di essere i ladri fantasma. Lascia che ti dica una cosa, però. Se avete di fronte una battaglia che non potete vincere, ritiratevi immediatamente. Che intendi dire? Non capisci? Se per caso avete fatto arrabbiare gli stessi che i tizi che hanno ucciso Wakaba, dei ragazzi come voi non possono affrontarli. Abbiate un briciolo di buon senso, ok? Oh, Sojiro. Basta, discorso chiuso. Mangiamo, urlare mi ha fatto venire fame. Mangiamo pizza stasera, ti prego, basta, Kerry. Almeno abbiamo evitato di essere denunciati subito. Dovremmo comunque riferire cosa è successo anche agli altri. Ah, sono stanca. Facciamolo domani, per favore. Cosa? Sa tutto? Cazzo, starei scherzando. Aspetta, tu stai bene? Non è che ti ha denunciato? Se Phoenix non stesse bene, con tutta probabilità non staremmo ricevendo questi messaggi. Avevo il sentore che il capo non fosse una persona ordinaria. Ma non ti ha spinto a costituirti, vero? Se è così, penso che potremmo considerarlo un nuovo alleato. Sojiro nei ladri fantasma. Io piuttosto sarei curioso di sapere cosa ti ha detto. Vuoi dire che il nostro nemico potrebbe essere lo stesso che ha preso di mira mia madre, la madre di Futaba? Già, l'ha ucciso un arresto mentale, lo stesso metodo del colpevole di cui stiamo dando la caccia. Aspetta un secondo però, non è detto che il capo dovette scappare via. Significa forse che qualcuno voleva impedire che le notizie venissero diffuse. Chi avrebbe potuto farlo? Chi potrebbe essere il colpevole? Qualcuno molto potente. Non stai lasciando correre un po' troppo l'immaginazione? Però è un'ipotesi sensata. Aspetta un attimo, se hai ragione, vorrebbe dire che anche la polizia sta lavorando per loro. Non è impossibile. Questa faccenda sta diventando troppo grossa. Possiamo davvero uscirne vincitori? Vinceremo a tutti i costi. Sì, ce la faremo. Oh, dopotutto il capo aveva visto giusto. Quindi, che facciamo?